Esiste un'ambientazione spaziale della storia, il dove, ma esiste anche un'ambientazione temporale, il quando. Più in dettaglio, quando consideriamo il tempo in un racconto o in un romanzo, dobbiamo prima di tutto prestare attenzione a due aspetti chiave. All'epoca, nelle dimensioni del passato, del presente e del futuro, e all'arco temporale o durata. La storia raccontata può durare un giorno, un anno, 30 anni, un secolo, eccetera. Poi dobbiamo chiederci se è possibile definire con precisione l'epoca e l'arco temporale, dunque se il tempo è definito oppure se non lo è. In tal caso il tempo sarà indefinito. Consideriamo questo esempio tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale. Il tempo in questo caso è definito. La collocazione temporale è molto dettagliata e precisa. Il narratore si preoccupa di specificare non solo l'anno, ma anche la data in cui ha inizio il racconto, la sua età e il periodo storico, quello del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, come prova il riferimento alle leggi razziali. Tuttavia, indipendentemente dalla precisione cronologica, anche altri elementi possono contribuire a definire l'epoca in cui si svolgono i fatti. Determinati modelli di comportamento, ambienti, oggetti, modi di parlare. Se leggiamo un racconto in cui compaiono dei gladiatori, non fatichiamo a comprendere che ci troviamo nell'antica Roma e dunque non ci scandalizziamo che ci siano schiavi e punizioni corporali. Al contrario, in presenza di oggetti e di abitudini che ci sono familiari, collochiamo immediatamente la storia in un'età che è la nostra o comunque non molto lontana da noi. Consideriamo ora quest'altro esempio tratto da un racconto di Alberto Moravia. Dicono le cronache che verso quell'epoca, in quel paese, incominciò a diffondersi una singolare malattia, o perlomeno affezione, perché da molti è tuttora negato che fosse una malattia vera e propria. Si trattava in breve di questo: un bel mattino, al risveglio, una persona si accorgeva ad un tratto di puzzare. Il narratore non fornisce informazioni sull'epoca in cui si svolgono i fatti. Verso quell'epoca è infatti un'indicazione temporale generica, per cui il tempo è indefinito. In genere è indefinito il tempo delle narrazioni fantastiche, delle favole e delle fiabe, per esempio, o in ogni caso di tutte quelle storie che si collocano in un non tempo, in un tempo che non è mai esistito.